Harry in tribunale, dopo Edoardo VII, per la prima volta un membro della famiglia reale di fronte ad un giudice per testimoniare. Ogni articolo mi ha fatto soffrire, la stampa inglese ha le dita sporche di sangue, così dice il duca di Sussex ed è pronto alla guerra contro i giornali. Nottate da soli in hotel, baci negati, 3 volte a Londra senza la moglie. Tra Meghan e Harry c'è davvero aria di divorzio? Che novità ci sono? Pranzetti Lombardini, buongiorno. Buongiorno. Angelo Perrone, Samantha De Grenet, Riccardo è rimasto con noi. Beh, ce ne sono tante, nel senso che Harry è tornato a Londra sul banco degli accusatori contro il Mirror, facendo accuse molto forti, il riassunto di avergli rovinato la vita e di essersi sporcato le mani di sangue riferendosi alla madre. Questo ragazzo vuole continuamente esorcizzare tanta sofferenza. Aveva provato con il libro Spare, adesso in tribunale è stato messo qualche volta in difficoltà, però ha fatto perché affermazioni stato... molto forti. Alessi, tu che te ne stai occupando ovviamente per il giornale certo. Che dirigi. Certo, certo. Allora, la cosa, diciamo in parte stravagante, è che la regina consigliava never complain, never explain, mai lagnarsi, mai spiegare. In questo momento Harry, nei suoi 2 giorni di testimonianza, praticamente non ha contestato quello che i giornali avrebbero scritto in una 30ina di articoli. Ammette di essere stato nei locali per spogliare liste, ammette di aver fatto uso di sostanze, ammette di aver avuto problemi con la bottiglia. Però dove lui contesta? Come i giornalisti sono riusciti ad avere quelle notizie e quindi lui... L'accusa che fa è di essere stato hackerato e intercettato, e questo non è ammissibile. E in qualche modo ha pure ragione, anche se io ovviamente difendo sempre i giornalisti e non ritengo che sia colpa dei giornalisti la morte di Lady Diana. Però ha ragione in questo, che c'è la giornalista che ha redatto tipo una 20ina di quegli articoli, che dice: io mi appoggiavo dai detective privati per ottenere numeri di telefono di persone che potessero darmi notizie. E dice sempre la giornalista, abbastanza ingenua sembrerebbe, non sapevo che fossi illegale ottenere quei numeri di telefono con quei mezzi. No, questo non si può fare, è al di là di quello che è la legislazione inglese o differenze con quella italiana. C'è anche una deontologia professionale dei giornalisti, e tu Eleonora sei giornalista e la conosci molto bene, che vale in tutto il mondo, cioè non ci si può permettere di ottenere delle notizie usando dei mezzi illeciti, e in questo Harry oggettivamente ha assolutamente ragione. In questo servizio noi abbiamo raccontato bene, bene tutto in questo servizio di Mario Acampa, poi sentiamo gli ospiti, ascoltate. Spero di porre fine alla follia della stampa. Si è presentato con questo urlo di battaglia il principe Harry al cospetto dell'alta corte di Londra per dire la sua sull'ormai famosa causa dei VIP contro l'editore del Mirror. Articoli al vetriolo, notizie false, accuse che vanno dalla diffamazione fino addirittura all'hackeraggio telefonico. E questo è il motivo che l'ha portato a Londra questa volta per raccontare la sua. Ed è la prima volta dal 1800 che un membro della casa reale compare direttamente davanti ad un giudice, seppure nella veste di testimone. E a tutto ciò ha aggiunto una bella dichiarazione scritta di 55 pagine, in cui il duca di Sussex non le ha mandate certo a dire. Quando avevo 18 anni, avevo perso mia madre solo 6 anni prima, dicevano che fossi il figlio di James Hewitt.
Ogni articolo mi ha fatto soffrire. Si riferiva alla presunta relazione che Diana avrebbe avuto col maggiore dell'esercito, che poi si accertò avesse conosciuto solo dopo la nascita di Harry. Nel 2002 The People avrebbe scritto addirittura di un piano per rubare un campione del DNA del principe. Il processo in corso, infatti, è soltanto uno dei tre che Harry ha avviato contro la stampa britannica, attribuendole non solo gli articoli diffamatori contro Meghan, ma anche la responsabilità della morte della madre, la principessa Diana, dei tanti problemi che lui stesso ha avuto in gioventù, della crisi con la Royal Family e perfino del suo addio al Regno Unito insieme alla moglie. Insomma, tutta colpa dei giornali. Hanno le dita sporche di sangue, sono dei vili, avrebbe dichiarato Harry durante il controesame condotto da Andrew Green, l'avvocato del gruppo editoriale, e pare che abbia portato con sé addirittura le copie di articoli di giornale dal 96 al 2010 per provare gli attacchi subiti, anche scrivendo articoli pesanti e razzisti nei confronti della moglie e dei figli, Archie e Lilibet. E nel frattempo la famiglia reale trema di nuovo. È molto probabile che nel corso del procedimento il duca di Sussex dovrà rispondere a domande anche su fatti molto personali, familiari. Harry non dovrebbe essere lì, ha tuonato lo storico Anthony Seldon. Tutto ciò finirà solo col danneggiarlo. Che sia l'ennesimo piano dei Sussex per far parlare di loro? Chissà, intanto il principe ha già messo le mani avanti. Se perdo è un'ingiustizia. Angelo? È l'ennesimo colpo di scena in tutta questa storia. Laura non sarà concorde con me, però insomma Harry e anche William sono tormentati da ragazzini, dalla stampa, dai media, hanno vissuto la morte della madre in modo traumatizzante e quindi si sono portati dietro anche dei fattori psicologici molto importanti, molto gravi, e quindi ossessionati dalla stampa, che certo è anche stata la loro fortuna, la fortuna del Regno Unito, perché comunque parlarne, basta che se ne parli, però capisco anche che insomma il ragazzo possa accusare dei disturbi avuti anche grazie alla stampa o per colpa della stampa. Poi certo, come diceva il direttore Alessi, non è sempre colpa dei giornalisti, in questo caso la giornalista ha peccato forse di ingenuità o di furbizia. Detto ciò, insomma, nel nostro paese non sarebbe mai successo, e quindi capisco anche lui voler difendere la propria dignità, il proprio pensiero a costo di andare ma anche della memoria. Scusami Riccardo, Figurati. Adesso intervieni. Sicuramente la memoria della madre, no? Assolutamente sì, ma Samantha, io ti devo dire, a me questa immagine del principe ribelle a me piace molto, perché comunque è bellissimo. Mi piace proprio lui, perché comunque ha rotto un po' gli argini, no? È andato un po' contro quello che erano le cose classiche della monarchia, quindi ha scritto il libro come aveva fatto la sua mamma. Oggi è in tribunale contro i giornali, che dice lui avergli rovinato la vita, e onestamente non è che si allontana troppo da quello che è la verità, perché questi ragazzi comunque è vero sono dei principi, è vero sono sempre sotto l'occhio del ciclone, però sono stati molto aggressivi nei loro confronti, in più e in più occasioni. Poi devo dire che Alessia ha ragione, anche se all'inizio di questo dibattimento processuale eccetera eccetera il Mirror ha confermato di aver ottenuto delle prove in maniera non così assolutamente legale. Sì, quindi certo, vuol dire che tutte le colpe Harry non ce le ha. Allora, poi sentiamo per quello che riguarda la mamma, Francesco Fredella su questo. Francesco, allora io credo che il Mirror abbia sbagliato, perché i giornalisti devono rispettare l'etica e la deontologia, innanzitutto non si possono estorcere informazioni private, intercettare o hackerare i profili. Questo è un dato di fatto. L'altro è che sicuramente Harry si è trovato da anni, da quando è nato, all'interno di una battaglia mediatica, e figlio di una famiglia su cui sono puntati gli occhi di tutto il mondo, e forse lui ha sofferto tanto proprio per questo. Dare la colpa ai giornalisti per l'incidente di Diana, sicuramente è un errore, è stata una tragica fatalità. I giornalisti fanno il proprio mestiere, quella sera correvano, no, i paparazzi dietro l'auto, la Mercedes di Diana, che poi è andata
a sbattere contro un pilastro del tunnel dell'Alma. Quindi questo ragazzo un po' deve anche far pace con se stesso per trovare un equilibrio. Forse vuol far ancora parlare di sé dopo il libro, dopo il podcast e dopo tutta la rottura. Beh, soprattutto del con libro, la insomma, malattia. Che Alessi, ricordiamo, questo libro è ancora in vendita, ha venduto tantissime copie, credo abbia fatto ben cassa il libro, no? Sì, sì. Roberto, quanti soldi sono stati incassati fino ad ora con quel libro? Milioni già dati sull'unghia ancora prima quanti? Di scriverlo. Quanti? Non ti avevo sentito? 30, si parla di 30 milioni di dollari e 20 milioni è stato solo l'anticipo. E tra l'altro è stato un buon affare perché il libro è uno che è stato messo tra i saggi, diciamo, e come saggio è il libro più venduto di sempre nella storia dell'editoria. Cioè, insomma, direi che è stato un bel affare per l'editore. Certo, un gran bel affare. Francesca Natta, ne avevamo parlato, no? Tempo fa di questo libro, del ruolo, no, di Harry. Cioè, chi sta dalla parte di Harry e chi dalla parte invece della famiglia reale e di William. Ormai i due di fatto non si parlano più. Anzi, credo ci sia stato su una mostra, no? Dove il presidente Kate, c'era un quadro di loro due, che però non hanno tolto, cioè hanno tolto insieme. Perché non sono più parte attiva della famiglia reale, nel senso non lavorano più lì, però è sempre il figlio di Carlo. Come togliere la fotografia di un figlio che litiga con te in casa. Cioè, ci rendiamo. Francesca, da che parte stai? Da un lato bisogna capire umanamente questo ragazzo che comunque ha subito grandissimi stress e contraccolpi, insomma, quindi è normale che ci sia una reattività particolare a tutto quello che sta vivendo. Dall'altro c'è sicuramente un interesse mediatico a portare avanti tutta una serie di informazioni e di scandali, sia per la vendita del libro, sia per integrare qualcosa in quelle che sono le proprie tasche, visto che comunque è stato fatto fuori dalla famiglia reale. Riccardo, due volevi considerazioni, fare delle secondo considerazioni. Me, sì, beh, una rispetto alla tutela dei giornalisti e della libertà di stampa, per tutelare e proteggere la libertà di stampa, prima di tutto noi giornalisti dobbiamo rispettare quello che è il codice, che il nostro mestiere ci impone, certo. È fondamentale. Seconda cosa, noi stiamo parlando di una cosa un attimo più ampia, ovvero, come è stato raccontato anche nel libro, ma si sapeva già anche prima, attorno alla Casa Reale si muove un sistema mediatico direttamente a contatto con la Casa Reale che, diciamo, provvede a fornire informazioni o a manipolare o a creare pressione nei confronti di quei membri della famiglia che non sono graditi o che in quel momento in qualche modo si trovano in conflitto con quella che è la struttura, il nucleo. Quindi quello che sta facendo Harry è qualcosa di estremamente più profondo e più articolato, sta mettendo in discussione un sistema di potere. Beh sì, e questo è molto importante. È un po' quello che dicevate voi, sì, no? Poi sicuramente dalla parte di Harry ci sarà anche un riscatto, sicuramente anche se dovesse andare bene la causa contro il Mirror devolverà, come è stato scritto, i soldi di risarcimento danno per cause di beneficenza. Quindi c'è un lato umano di Harry che viene fuori, soprattutto di difendere la sua dignità, ma come diceva lui adesso, esattamente per accusare un sistema di intercettazioni non lecite che vengono fatte molto da troppi anni a suo discapito. Ma poi credo che non sia solo una questione di soldi, come è stato più e più detto. Cioè, Harry e Meghan hanno delle entrate nonostante l'essere molto meno, figlio. Però sì, poi molto meno. Mi viene da fare una battuta, ci sarà una legittima, no? Anche a Londra o no? Sì, ma soprattutto la grande paura che ha raccontato Harry anche sul banco in tribunale è stato quando è stato additato di non essere il figlio di Re Carlo e di essere a 18 anni e di essere escluso da una successione economica, ma anche di dignità. Ecco, questo può veramente segnare e minare una vita. E allora bisogna adesso aspettare rispetto a quanto accaduto ieri, no? Certo. Sarà
anche questo è un altro capitolo, lungo capitolo, no? Di... Comunque lui è sempre sul set. Riesce sempre a far vabbè, parlare meravigliosamente. Però c'è nato sul set, ragazze, scusatemi. Beh, ci sono, vabbè, sotto anche, riflettori sempre. Sempre. Ci sono cresciuti questi due bambini sul set, nel senso che come... Sì, però lui aveva scelto... Non è che William non ci sia. Aveva scelto di stare al di fuori, di allontanarsi. E dalla casa reale, ma non dal set. Dalla casa reale, non da se stessa. Lui comunque rimane principe in tutto il mondo. Allontanarsi dal set non andavano a vivere...